Studiosi e ricercatori hanno partecipato al convegno Meno luce più stelle, organizzato a Palazzo Lascaris dall'Osservatorio Astrofisico di Torino e dalla Società Astronomica Italiana, momento di riflessione con amministratori locali e cittadinanza per far nascere in Piemonte il Parco del Cielo, proteggendo dall'inquinamento luminoso alcune aree per osservazioni astronomiche. Alla sede del Consiglio regionale è stato intitolato un asteroide scoperto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica nel 1988. In che cosa consiste la proposta di parco astronomico di ProNatura? Allora, ProNatura è partita dal fatto che molte persone amano vedere il cielo ma non lo conoscono. Quindi la nostra proposta è quella di creare nell'ambito del territorio piemontese delle aree buie dove sia facile raggiungere il posto e dove gli astronomi o gli astrofili, meglio ancora, sono disponibili a collaborare per presentare il cielo stellato. Lo scopo è salvare quest'altra parte del nostro paesaggio che è il cielo, ma anche quello di cercare di ridurre l'inquinamento luminoso che purtroppo ci impedisce di vedere le stelle. Come è nato l'asteroide Palazzo Lascaris? È stato scoperto nell'Osservatorio Australe Europeo, quello al quale aderisce l'Italia insieme ad altre 17 nazioni europee, che si trova sulle Ande cilene, praticamente diciamo nella parte sud di Antofagasta, cioè nel deserto di Atacama. E lì c'è un cielo limpidissimo, non c'è assolutamente nessun inquinamento luminoso ed è facile quindi riprendere degli oggetti, purtroppo ahimè invisibili, da Pino Torinese, dove c'è l'osservatorio di Torino, che si era trasferito lì da Palazzo Madama nel 1912.